noi partecipare a questo premio ha avuto un significato abbastanza importante, perché ci ha fatto ricordare i nostri inizi, da dove siamo partiti, e far presente anche a chi ci conosce e a chi non ci conosce che ci sono delle piccole situazioni tipo la nostra, delle piccole entità che però hanno prodotto qualcosa per il territorio, hanno dato del lavoro a delle persone in questi anni di attività, 37 anni miei e 64 della mia famiglia, e per cui ci ha reso abbastanza orgogliosi. L'inizio è stato molto duro perché io ero orfana di padre, e per cui mio padre è mancato che avevo 3 anni, l'attività c'era, ma era una piccolissima attività. Quando mi sono scontrata con il primo anno di inizio attività, che era 1986, appena uscita da scuola, quello è stato un periodo decisamente importante, lo ricordo ancora, per tutte le difficoltà che ci sono state, e poi degli altri momenti in cui, ad esempio, ho raggiunto 20 anni di carriera, per cui magari ero già più preparata, eravamo diciamo in una situazione un pochino migliore. E per altre, e poi tutti gli avvicendarsi delle varie vicende aziendali, perché noi lavorando con il pubblico, la pubblica amministrazione, ogni giorno ci dobbiamo confrontare con delle novità molto impattanti. Gli ultimi 10 anni sono stati anni, direi, piuttosto faticosi, soprattutto dal punto di vista della normativa. Direi che è stata una bella esperienza quella di essere invitate a essere presente al giorno della premiazione, che rifarei sicuramente.